Bentornati ragazzi e ragazze sul mio canale, oppure benvenuti se è la prima volta che venite a vedere un mio video. Oggi parliamo di un film uscito l'anno scorso, purtroppo in pochissimi cinema, e sto parlando del Pinocchio di Guillermo del Toro. Il film racconta la storia di Geppetto, questo falegname italiano che dopo aver perso il proprio figlio genetico Carlo durante un bombardamento nella Prima Guerra Mondiale, dedicherà al proprio lavoro e costruirà un burattino con la forma del suo compianto figlio. Solo che arriverà una fata che darà vita a questo burattino, e questo burattino, che viene chiamato Pinocchio, si dovrà adattare al sistema che affligge l'Italia dal 1922 al 1943. Dimostra che la fiaba di Pinocchio può ancora offrire tanto alle generazioni future. Questo film è a tutti gli effetti d'animazione ed è per adulti, essendo ambientato durante la dittatura di Mussolini, e ha una grande caratteristica che lo fa distinguere dalle precedenti trasposizioni. Se nella fiaba e nelle precedenti trasposizioni Pinocchio diventava un bambino vero obbedendo a qualcun altro, qui Pinocchio riesce ad essere un bambino vero sentendo se stesso. Certo, si ascoltano i consigli della propria coscienza, che qui è doppiata da Ewan McGregor, ma comunque si compiono delle azioni seguendo il proprio istinto, e non sono per forza delle cose negative. Guillermo del Toro lo conosciamo per i suoi fantasy gotici per adulti, e ogni volta riesce comunque a sviluppare bene delle tematiche. Qui riesce di nuovo a fare centro in un film che funziona maggiormente se visto in lingua originale. E poi la cosa fantastica è proprio vedere Pinocchio ambientato durante il ventennio fascista, quindi vedendo come la società era veramente obbrobriosa. Ed è un film che funziona tantissimo, appunto, come ho detto, perché riesce a far funzionare la fiaba di Pinocchio stravolgendo però il romanzo. E voi fatemi sapere cosa ne pensate di Pinocchio di Guillermo del Toro, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete like, condividetelo, mi raccomando. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e ragazze!